Con il concerto che si è tenuto ieri sera al Teatro Politeama di Catanzaro, Carmen Consoli ha concluso ufficialmente il suo Summer Tour 2019. La storia della musica italiana femminile porta anche il nome di Carmen Consoli, artista straordinaria che ha portato uno stile tutto particolare nel sound italiano. Per il live di Catanzaro, Consoli ha ripercorso in musica i suoi 20 anni di carriera. Infatti in scaletta non sono mancate le indimenticabili Parole di burro, Confusa e felice, Amore di plastica. Naturalmente abbiamo anche ascoltato la romanticissima, cruda, amara e nostalgica L'ultimo bacio, che ha aperto il concerto, brano storico che ha fatto da colonna sonora al film omonimo diretto da Gabriele Muccino. La cantatessa nel suo live ha regalato al pubblico 20 anni della sua musica, 20 anni in cui è cresciuta, cambiata, ma non ha mai deluso gli ascoltatori. Per il concerto del Teatro Politeama, la cantautrice ha scelto di alternare sul palco performance rock e performance più acustiche. La cantatessa Carmen Consoli è pronta ad andare oltreoceano con la sua musica. Il New York Times l'ha definita magnifica combinazione tra una rocker e un intellettuale, una voce piena di dolore, compassione e forza. Eco di sirene, dopo aver incantato tutti da nord a sud Italia e anche in Europa, sbarca ora nel resto del mondo e per la precisione a La Habana, Santiago del Cile, New York, Boston, Miami, Los Angeles, San Francisco. Il concerto della Consoli a Catanzaro, incluso nel cartellone del Festival d'autunno, è uno degli eventi di punta della manifestazione che si svolge ogni anno al Teatro Politeama di Catanzaro, diretta e organizzata da Antonietta Santacroce.